d'Italia. Chissà se i ciclisti in questi giorni impegnati nel Giro d'Italia avrebbero reagito come i loro colleghi del 1924, quando alla partenza della Corsa Rosa si ritrovarono Alfonsina Strada. Con scandalo, malizia e gelosia all'inizio, ma con profondo rispetto alla fine, quando la pioniera delle due ruote completò i 3613 chilometri previsti. Alfonsina Strada non sapeva che cosa avrebbe trovato, è stata in grado di sognare quello che in quel momento era impossibile per lei. Noi conosciamo adesso Alfonsina Strada come l'inarrivabile Pistarde, la regina della Pedivella, i nomi con cui è stata poi chiamata sui giornali, ma all'inizio lei era il diavolo in gonnella, era la matta. E questo diavolo in gonnella, la matta, non sono dei vezzeggiativi, non sono così delle stramberie, ma era un modo di veramente di accostarla al demonio, di accostarla a chissà quale sovvertimento. Alfonsina Strada è nata non solo donna e ha cercato di farsi strada in quel 1924, in quel Giro d'Italia, ha cercato di trovare la sua strada, di ricavarsi uno spazio in un gruppo maschile che fino a quel momento e dopo quel momento mai più accoglierà una donna. Ma Alfonsina Strada è andata anche al di là di altri perimetri. Come racconta Simona Baldelli nel suo romanzo, il destino di Alfonsina davvero fu quello di andare oltre i limiti, dei pregiudizi verso il suo sesso e della miseria in cui crebbe innanzitutto, e poi della fatica di vivere e pedalare tra successi e incomprensioni, fino al giorno della sua morte, anch'esso simbolico. Mentre Alfonsina Strada lasciava questa terra, la prima sonda, una sonda russa, l'Unik 2, toccava quello che ai tempi, che nel 1959 era di fatto il limite massimo. Mentre se ne andava Alfonsina Strada, l'uomo l'ha toccato quel limite là, e quindi significa che ne può pensare un altro, uno ancora più azzardato, ancora più grande. E qualunque sia il prossimo limite, per superarlo ci vorrà la forza di Alfonsina. Alfonsina arriverà, comunque vada.